mi diria che il futuro della lenga piemontesa è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Il progetto di Panacea nasce nel 2014 e abbiamo voluto creare un forno che producesse pane a lievitazione naturale solo con la pasta madre, perché era un prodotto che a Torino non si trovava tutti i giorni. Abbiamo pensato che oltre a avere delle buone ricette e una buona attrezzatura, un buono spazio, fosse anche importante iniziare da una buona materia prima. E quindi abbiamo cercato delle farine ideali per un pane a lievitazione naturale. Abbiamo iniziato una collaborazione con 5 aziende agricole a Stupinigi. Abbiamo chiesto a queste 5 aziende agricole di coltivare dei grani, in primo luogo di coltivare dei grani moderni che fossero con poco glutine, e poi abbiamo fatto il passo che per noi era molto importante, che era quello di chiedergli di coltivare grani antichi. Qui ci troviamo nell'interno del Parco Naturale di Stupinigi, la nostra azienda ha tutti i terreni nell'interno del Parco Naturale di Stupinigi e siamo nel territorio del comune di Candiolo. È da 3 anni che stiamo lavorando con la cooperativa Panacea. Loro volevano cercare dei grani che fossero molto buoni di gusto, ma anche che panificassero bene a basso glutine. Ci sono 2 tipologie di filiera, una filiera a basso glutine per la filiera pane, e poi mentre abbiamo fatto questa sperimentazione abbiamo anche pensato, visto che abbiamo trovato dei semi dall'Università di Piacenza, abbiamo anche provato a coltivare insieme a loro queste varietà di grani antichi. Noi siamo riusciti a produrre grani completamente naturali. Questo è stato un bel traguardo e una bella soddisfazione, perché comunque la nostra azienda era un'azienda intensiva, coltivazioni intensive, anche a livello economico, perché lo pagano 3 volte tanto questo grano e produce molto meno, però alla fine il guadagno è più forte. Per me ogni persona che entra qua non è un cliente, c'è una persona, un essere umano che ha fame, io devo dargli della roba buona da mangiare per farlo star meglio. Panacea ha il forno qua in Via Balta, dove viene prodotto il pane. Il pane poi viene distribuito in 3 panetterie che sono nel centro della città. Ci troviamo nel primo negozio Panacea, è stato aperto con quasi 3 anni. Siamo in centro Torino, via San Massimo, siamo a 50 metri dalla Mole Antonelliana. Il tipo di prodotto che noi offriamo è un pane il più semplice possibile, quindi infatti gli ingredienti che noi usiamo per il pane sono solo acqua, farina e sale, basta, non mettiamo null'altro. Un pane che dura tranquillamente 5-6 giorni o anche di più. Nel nostro pane mettiamo solo farine macinate a pietra, quindi non farine raffinate, le farine più chiare solo perché sono state passate al setaccio, quindi tutti quelli che sono i principi nutritivi del chicco di grano passano nella farina. Abbiamo anche un fatturato ormai solido che permette a Panacea di essere un progetto che è sostenibile dal punto di vista sicuramente economico, e secondo me anche con la filiera, con questo percorso che abbiamo fatto, anche è sostenibile da un punto di vista ambientale. Per me l'Italia che cambia è sicurezza alimentare, qualità della vita. L'Italia che cambia è una speranza che col contributo piccolo di ognuno di noi può diventare una bellissima realtà. Per noi l'Italia che cambia è avere la voglia di far tutti i giorni dei piccoli passi, ma che sappiamo che alla fine dell'anno ne abbiamo fatti 365 e abbiamo fatto qualche cosa di particolare che all'inizio dell'anno non pensavamo di poter raggiungere e che invece alla fine ci troviamo ad aver raggiunto. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.